Italia dei Valori arriva a Castrovillari, è stato inaugurato il nuovo circolo del partito di Di Pietro in via Roma. Assente il senatore Felice Belisario, capogruppo al Senato di Italia dei Valori, perché impegnato nelle febbrili trattative del dopo Berlusconi. La nuova dirigenza cittadina di Italia dei Valori e il commissario provinciale Mimmo Talerico hanno tagliato il nastro e salutato i tanti presenti circolo del Pollino e della Calabria Citeriore. Nel corso del suo discorso di apertura il presidente Vincenzo Fuscaldi ha lanciato messaggi in vista delle amministrative. È la nostra casa, da lì partiamo, ma il centro-sinistra non è un totem. Ai nostri alleati chiediamo un rinnovamento della classe dirigente e qualora questo non sarà possibile non firmeremo cambiali in bianco. Ha poi preso la parola il segretario cittadino Luisa Fiorito, che ha spiegato come è nato il nuovo circolo d'Italia dei Valori, da un gruppo di amici che condivide tre valori: legalità, buon governo e trasparenza. Chiediamo agli altri partiti solo di aiutarci a riempirli di contenuti, ha concluso il consigliere regionale Domenico Talarico, che è aperto ad accordi anche con altre forze. Il centro-sinistra non è una gabbia, c'è tanta gente progressista non direttamente riconducibile ai partiti e noi a quel mondo ci rivolgiamo. Non ce ne vogliano gli amici del centro-sinistra, in tanti presenti in sala, ma il nostro progetto è destinato ad accogliere altre forze.